laboratorio sul radiodramma del Teatro Null presenta Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello con Gianni Abate, Cinzia Corallini, Ennio Cucuini, Lucilla Lucchese, Margherita Macor e Salvo McGraffio, regia di Gianni Abate. Prima puntata. Mi vado e mi rivado. Saracena, siete contenta ora? Come non vi fate coscienza di attizzare questo fuoco, di rovinare così una famiglia? Oh, che diavolo dite? Coscienza, fuoco, mi faccia il piacere, signora Fana. Non le date retta, lasciatela perdere. No, mi scusi, signora Beatrice, le dica che io non ho fatto altro che obbedire a un ordine preciso di Vossignoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia, io sono la sua serva, ma a Dio sì, perché a Dio dobbiamo dar conto tutti. Fuori, in cucina, e fatevi gli affari vostri. Ah, no, 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 no. Aspetti, signora. E anche voi, Fana, restate qua. L'anima l'abbiamo tutti, servi e padroni davanti a Dio. E non voglio chiacchiere io sul mio conto. Qual è la vostra coscienza? Che vedete questa povera signora piangere lacrime di sangue, patire le pene dell'inferno e... Non è niente, pazienza, l'offra a Dio. Questa è la coscienza? Questa, per chi ha timor di Dio. Ah, e allora un uomo vi tartassa, vi pesta, vi mette sotto i piedi. Questo lo vuole Dio, è vero? No, no, io dico che dobbiamo offrirlo a Dio, signora mia. Ma quando mai gli uomini, mi scusi, si sono presi così, di petto? Usare la forza con chi è più forte di noi? Piano, piano, signora mia, col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Eh già, per essere così che gli uomini fanno di noi toppe da scarpe. Questo in coscienza la mia signora non può dirlo, perché è trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente e la rispetta e non le ha fatto mai mancare nulla. Ma vi volete stare zitta? Prudenza, già. Rispetto, abbondanza, la casa piena. E fuori lui che fa? E la mia pace? E il mio cuore? Voi guardate dentro e quello di fuori lo nascondete? La chiama coscienza. Questo al mio paese si chiama nascondere il sole con la rete. Ma dico, siete venuta voi, sì o no, a chiamarmi fino a casa? È comandata, non ho potuto farne a meno. Oh bella, non sono stata forse comandata anch'io? Saracena, parole della signora, aiutatemi. Mio marito con la tal de tali, così e così. Ditemi se è vero. La mia casa è un inferno, voglio uscirmene a ogni costo. Ma detto così? Sì, sì, e voglio uscirmene, subito, una volta per sempre. Oh, madre di Dio, ma che madre di Dio? Una casa dove è entrata la gelosia è distrutta, finita, terremoto perpetuo, ve lo dice la Saracena. Ci fossero figli di mezzo. Questo è il vero guaio, che non ce ne sono. E dunque, perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora, se dice che vuole uscirne? Dice così, ma intanto piange. Di rabbia piango. Se l'avessi qua, lo squarterei vivo. Dite, Saracena, posso davvero sorprenderle insieme, domani stesso? Come due uccellini dentro il nido. A che ora arriverà il padrone domani? Alle 10. Faccia conto che alle 10:30 Vossignoria li prenderà tutti e due, a occhi chiusi, belli, vivi vivi. Una denuncia al delegato, a tutto il resto penserò io. Mi dica una cosa. È vero che il padrone, prima che da Catania, doveva passare da Palermo? Sì, è vero. Perché? Ah, perché so... No, no, niente. Dite, che sapete? Ma di un certo regalo che le ha promesso di portarle da Palermo. A lei? Un regalo?
Sì, sì, una bella collana, sì signora, a pendagli. Non siete una donna, voi siete un diavolo. Scriva, scriva la denuncia, signora. No, no, è meglio... Oddio, scoppio! Meglio che faccio venire qua il delegato Spanò, persona nostra. Me lo dirà lui come devo regolarmi. Anzi, andate voi, Saracena. Andate a chiamarmelo. Oh, signora mia, per carità, signora mia, pensi allo scandalo. Ah, non me ne importa niente. Badi che vossignoria si rovina. Mi libero, mi libero, mi libero. Andate, Saracena, non perdete più tempo. Un momento, Saracena, un momento. Signora mia, ma lui, mi perdoni, al marito di questa buona donna, se è vero, lui acciampa. Vossignoria ci ha pensato. A tutto ho pensato, anche a lui. Non vi mischiate, so dove devo mandare. E che ce n'è bisogno? Dove vuol mandarlo? Ci pensano loro a mandarlo via. Ma già, si accerta che appena il padrone arriva e sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Chi? Ciampa? A voi siete pazza. Che volete dare a intendere alla signora? Che Ciampa sa tutto e si sta zitto. Ma zitta voi, che non sapete nulla. Badate che voi vi sbagliate di grosso. Già, perché semmai finisce come ai fuochi. Pim pum pam, ma levatevi. Ma come? Vede la moglie con gli orecchini, quattro anelli alle dita, domani le vede in petto la collana a pendaglio e crede, è vero, che se li sia comprati lei, da sé, coi suoi risparmi. Ma levatevi. Quando il padrone è al banco, lui è sempre in mezzo alla strada, col naso all'aria, che va girando di qua e di là. Comandato, comandato il galantuomo, mandato in servizio, se lo tengono per questo. Ma lo sanno tutti che ogni qualvolta esce dal banco tira sulla spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ma se ci mette anche il catenaccio. Già, e il padrone ha la chiave. Oh, insomma, la finite? V'ho detto d'uscire fuori e di non immischiarvi. Ciampa ce lo leviamo dai piedi. Lo farò partire questa sera stessa. Anzi, voi Fana, venite qua. Oh, ma non va rischiate a fargli capire... Posso fidarmi di voi? Signora mia, ma cosa dite? Io vi ho tenuta in braccio da bambina. Non vuole fidarsi di me. Via, via, non piangete adesso. Vossignoria ha un fratello, ha la mamma. Vossignoria, si consigli con loro, che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta, v'ho detto. Non voglio più sentire nessuno. Andate a chiamarmi Ciampa, subito. E voi, Saracena, voi andate dal delegato Spanò. Pregatelo a nome mio di venire qua, subito, subito. Al contrario, signora. Come sarebbe al contrario? Ci mandi Fana dal delegato, che a Ciampa ci penso io. Fana, sapete andarci dal delegato? Se vossignoria me lo comanda. Oh, signora, ma non si ponga in mente neanche voi che qua debba nascere per forza una tragedia. Ma neanche per sogno. Vossignoria una lezioncina deve dare e basterà. Mio marito, guardi, sono 4 anni, lo cacciai a pedate fuori dalla porta. Mi viene ancora dietro come un cagnolino e non s'allontana. Basta che mi volto a fulminarlo con gli occhi, così trema tutto. Una lezioncina, dunque. Si riducono con la coda tra le gambe, che è un piacere. Me ne vado. Siamo intese, vero? Vossignoria è ferma? Non facciamo che... Ferma, ferma, fermissima. Per domani? Per domani. Bene, vado a chiamarle Ciampa. Suonano. Aspettate, forse è mio fratello. Oh, se lui, mi raccomando, non dite nulla, eh. Se vossignoria vuole che non parli. L'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. Non ce n'era bisogno. Meglio, meglio essere in pochi in queste cose, signora mia. Già c'era di troppo Fana qua. Fana è fidata, non temete. Per mio fratello lasciate fare a me. È una mia pensata. Serva di vossignoria. Ah, voi state qua. Stavo per andarmene. Sì, sì, andate, andate. Siamo intese, eh? Aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è qua. Bacio le mani a tutte e due. Che hai da spartire tu con quella mezzera? Io? Io niente. È venuta per un servizio. E non sai che una
signora per bene non può riceverla senza pericolo di compromettersi? Già, certo che lo so, perché sa tutte le vergogne e le infamie di voi uomini mascalzoni, eh? E avete paura che le mogli o le mamme vengano a conoscerle? Sì, sì, brava, 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 coltivati sempre queste belle idee tu e poi mi saprai dire dove andrai a finire. Ah, lo so bene dove andrò a finire. Non te ne curare. Per voi altri tutto lo studio è di tenermi qua zitta e all'oscuro d'ogni cosa, eh? Sono piena di veleno per tutti. Hai riportato il denaro? Te l'ho riportato. Ecco perché parli così. Ricordo, sai, quando hai avuto bisogno di soldi. Sorellina mia, per carità, aiutami. Tu che sei tanto buona, salvami. Ho giocato e perduto. Sarebbe il disonore. E sai bene che fui costretta a ricorrere a questa megera che una signora non può ricevere senza pericolo di compromettersi proprio per te. Per mandarla a Palermo a mettere in pegno, di nascosto a mio marito, un paio di orecchini e un braccialetto. Ah, e l'hai fatta venire per quel pegno? È tutto a posto? Mi hai riportato i soldi? Sì, ma veramente ci manca qualcosina. Lo sapevo. E quanto ci manca? Ma se tu avessi potuto aspettarmi, ma non dico molto, almeno 10 giorni, ma non capisco perché tutta questa furia. Voglio che domani sera gli orecchini e il braccialetto siano di nuovo a casa, capito? Ho mandato a chiamar Ciampa proprio per questo. Lo faccio partire ora stesso. Ma forse tuo marito ha sospettato, ma non deve arrivare domani? Appunto perché deve arrivare domani. Che ti capisce, ma hai da pararti con tutti i tuoi ori per ricevere domani tuo marito? E come? Devo fargli un'accoglienza. Vedrai che festino. Ecco Ciampa, dammi il denaro. Ne manca molto? Tieni, ma conta tu, non so, mi pare che siano 3 carte da 100. Una, due. E una da 50. Mancano 150 lire. T'ho detto, ma se avessi potuto aspettare. Basta così. Ce le rimetto io. Puoi andartene. C'è Ciampa. Vuole che passi? Sì, fatelo entrare. Ma aspettate, venite qua. Voi intanto andate dove v'ho detto. Dal delegato? Sì, sì, e gli direte che lo prego di venire qua da me. Se viene subito, fatelo entrare di là, nello studio. Portatevi il chiavino e fate presto. Sì, signora, prendo lo scialle e vado. Ma si può sapere che diavolo stai concertando? Ma che è tutto questo mistero? Ecco Ciampa, zitto tu. Posso nulla a riposare. Fine prima puntata.